serata a tutti, grazie per essere intervenuti, come sempre succede, sto guardando Franco perché ormai mi ha visto, mi ha rivisto e devo dire la verità, quando si parte a presentare degli amici, persone con le quali già da tempo ci si conosce, no? Questo è il quarto anno che vengo, sono venuto venni con Fausto Rossi, venni con Cigarini, poi l'anno scorso con Bianco e oggi appunto siamo con un'altra bandiera della Reggiana, Lorenzo Libuti, e poi c'è il nostro grande Marco Vizzarri, ormai da alcuni anni preparatore dei portieri della prima squadra che tutti conoscete. Niente, mi ripeto, ma lo devo dire, perché se no mentirei, è con grande piacere che sono qua in Transcop, perché per noi Transcop rappresenta un'azienda come sponsor per noi importantissima, un'azienda che ci segue con tanta passione, sia la proprietà che il direttore, tutti i soci, so che siete sempre numerosi, no? Anche a vedere le partite. Come ogni partita, prima di ogni partita ci si vede, no? Ci stringiamo la mano, è una forma anche solidale, no? Perché non so, è una forma anche, come dire, è diventata un'abitudine, no? Però è un qualcosa che mi fa anche piacere, perché è un modo di è un contatto che mi va di avere prima di ogni partita, perché sono, come vedete e come sapete, sono sempre molto emozionato, come lo sono in un certo senso anche oggi, perché ripeto, essere qua è molto importante, perché vuol dire che ci siete, perché vuol dire che ci siamo, perché vuol dire che questo rapporto di collaborazione va avanti da anni e che mi auguro che possa andare avanti ancora per tanto tempo. E quindi io vi ringrazio ancora una volta e prima di passare la parola a Massimiliano, il presidente, vorrei semplicemente fare, diciamo, una nota. Vorrei comunicare che sabato e che venerdì sera, prima della partita con il Sassuolo, noi consegneremo a due associazioni alle quali comunque da tempo abbiamo già versato il contributo, consegneremo in campo l'assegno perché tutti ne siano appunto a conoscenza, alle due associazioni alle quali noi avevamo devoluto, ripeto, il contributo. E sono l'associazione Il Giorno Dopo, ODV, per il Core, e ci sarà probabilmente Emma Barbieri, che è il presidente dell'associazione, con Cinzia Gimelli, se non vado errato, vicepresidente dell'associazione, e la Caritas diocesana di Reggio Emilia, alla quale noi abbiamo regalato una bicicletta elettrica per il trasporto dei cibi caldi e freddi per le varie mense del centro cittadino, che loro ne hanno veramente bisogno e ne avevano veramente bisogno. Con questo contributo siamo riusciti a fare in modo che loro potessero avere questo mezzo per il servizio. E chiaramente anche quest'anno, in occasione della giornata Granata contro il Modena, faremo la stessa cosa. A giorni verranno definite le due associazioni alle quali devolveremo il contributo, e ve lo faremo chiaramente sapere in un certo anticipo, magari già giovedì in occasione della conferenza stampa del nostro allenatore. Quindi grazie per l'attenzione, io ti passo la parola, Massimiliano. Grazie, buonasera a tutti, benvenuta Reggiana, benvenuti a tutti voi, è sempre un grande piacere per noi ogni anno vivere questa bella giornata, emozionante perché avere la squadra del proprio cuore in sede non c'è nulla di meglio per un tifoso. Vi devo dire che in Transcop siamo davvero veramente tanto tifosi della Reggiana, presenti allo stadio, viviamo con passione il nostro lavoro, viviamo con altrettanta passione ogni domenica, ogni partita che vediamo e tifiamo per i colori granata. Siamo qui anche quest'anno al fianco della Reggiana perché credo che sia, oltre che un
piacere, un onore essere al fianco della squadra che rappresenta la nostra città, e quindi essendo noi un'azienda che insomma cerca di tenere alto il nome di Reggio, essere al vostro fianco è importante per tutti i nostri soci. Io, ringraziandovi ancora per essere qui quest'oggi, vi dico che vivremo come sempre queste domeniche che ci condurranno a fine campionato con quell'emozione che solo le colori granata riescono a generare nei nostri cuori. Quindi grazie, perché davvero ci fate vivere delle belle emozioni sempre. Quindi grazie veramente di cuore. Grazie a te. Passiamo la parola a Luca, direttore generale di Transco. Buonasera anche da parte mia. Io ho poco da aggiungere rispetto all'intervento del Presidente. E soprattutto quando si parla di Reggiana faccio anche fatica a essere distaccato, perché purtroppo ho una passione viscerale verso questi colori, e quindi ogni volta che vedo la Reggiana, cioè adesso vi racconto un aneddoto, vengo accusato in casa di organizzare la mia vita secondo gli impegni della Reggiana, cioè, quindi potete capire a che livello di malattia io sia, insomma. Per quanto riguarda Transco, per la Reggiana è una partnership che va avanti da diversi anni, ha detto bene Vittorio, c'è una grande relazione di amicizia e di stima fra di noi. Io ho avuto modo anche di rimarcarlo, tutto nasce dal fatto che c'è grande passione per questa squadra all'interno dell'azienda, sia i dipendenti sia i soci che sono spesso a vedere le partite, e spesso si parla della Reggiana nei corridoi dell'azienda quando possiamo permettercelo fra un impegno e l'altro. C'è anche il fatto che, come ho già detto in diverse occasioni, secondo noi è corretto che aziende come la nostra, che hanno la fortuna di andare discretamente bene, possano in un qualche modo sostenere quelle realtà che in un qualche modo portano in giro per l'Italia il biglietto da visita di Reggio Emilia, e la Reggiana certamente è una delle prime rappresentanze del biglietto da visita di Reggio Emilia, a maggior ragione in questi ultimi anni, che fortunatamente ci ha visto tornare a giocare un campionato di un certo livello. E quindi è corretto sostanzialmente sostenere la società, e come ho già detto anche recentemente in un video post sul organizzato dalla Reggiana, lo facciamo anche per un senso di riconoscenza verso la proprietà, perché capiamo perfettamente i sacrifici che stanno facendo a partire da Romano Amadei, e quindi ci sembra veramente giusto e corretto, per quanto possiamo, dare anche noi il nostro contributo. E quindi noi siamo qui, la Transcop fino a quando sarà possibile ci sarà, sperando di continuare ancora di fare tanti campionati di Serie B e non solo. E quando dico non solo, non penso a giù, penso a su, ma capisco che diventi un sogno, ma insomma ogni tanto anche sognare fa bene. Poi dopo dobbiamo anche in un qualche modo essere consapevoli della realtà che siamo, e quindi accontentarsi delle cose straordinarie che stiamo vivendo semplicemente in questi anni. Quindi grazie alla Reggiana, grazie a voi che avete partecipato oggi, grazie a Lorenzo Libutti, che ci tengo a ringraziare, perché penso, adesso senza voler nulla togliere agli altri giocatori, che insieme a Paolo Rozio e a Luca Cigarini sia una delle bandiere della nostra squadra. Per noi è un Reggiano acquisito, poteva andare via qualche anno fa quando noi siamo retrocessi, ha deciso di rimanere anche in Serie C, questo devo dire che per noi è motivo di grande orgoglio e anche di grande riconoscenza, perché in un mondo di calciatori professionisti è una cosa che non succede tutti i giorni, e quindi lo dobbiamo semplicemente ringraziare. E io lo dico, ma non perché lui è qua, spererei di vederlo in campo anche più spesso, per quello che mi compete, perché sei uno di quei giocatori che sai che alla fine il suo lo fa sempre, e quello che può dare lo dà al 110%. Grazie a tutti. Avete qualche domanda da fare al Presidente di Transco oppure al Direttore Generale?
Sì, una domanda al Presidente. Presidente, al di là dei ringraziamenti ai soci, mai pensato di poter acquisire una quota della Reggiana? La porta è aperta. I mezzi per arrivare alla Reggiana ce li avete? Questa domanda è di difficile risposta, perché se devo dare una risposta da un punto di vista di sportivo, ovviamente il sì, e ci sarebbe già la firma sotto al sì. È chiaro che da un punto di vista concreto, reale, noi, io e il direttore, rappresentiamo un consorzio di imprese socie, quindi rispondiamo a nome di tutti i nostri soci, perciò è una domanda a cui è difficile oggi dare risposta, se non in senso abbastanza il direttore mi affiancherà. Di sicuro il direttore, pensare di essere direttore generale di anche sarebbe, però diciamo che sarebbe tanta roba. No, però insomma noi dobbiamo diciamo rimanere coi piedi per terra, rimanere nella direzione in cui siamo. La strada che percorriamo è una strada imboccata soprattutto negli ultimi anni, importante, verso un'evoluzione in un mondo complicato e difficile come quello dell'autotrasporto. Siamo molto concentrati in tal senso, soddisfatti dell'operato, e quindi direi che al momento, per rispondere alla tua domanda, Franco, continuiamo in questa direzione. Poi del futuro chi lo sa. Posso fare Franco, no, volevo dire grazie per la domanda che tu hai fatto, comunque pertinente, anche perché Romano Amadei, in occasione dell'ultima partita che abbiamo disputato in casa, no, contro il Catanzaro, io gli ho detto, guarda che, ho detto con Amadei, guarda che Luca Genitoni della Transcop, il direttore generale, ti ha fatto pubblicamente i complimenti e ha riconosciuto tutti i meriti che hai portato, cioè per fare in modo che la Reggiana riuscisse e riesca a fare quello che sta facendo. Allora ho detto, nell'intervallo te lo presento. Lui ha detto ben volentieri. Allora ci siamo incontrati lì nell'area, gli ho detto, Romano, ti presento Luca. Ah sì, bene, bene. E penso che ti abbia fatto la stessa domanda che ti ha fatto, che ti ha fatto lui. Quindi non è che siamo, che siamo tanto distanti dalla realtà, ma ci stanno pensando, è uno scoop. No, non diciamo la nome, che poi domani abbiamo 198 soci. È quello. Una domanda anche a te, Luca. C'è un riscontro, riuscite ad avere un riscontro concreto sulla sponsorizzazione o è difficile? È una domanda che ci siamo fatti, è una domanda non banale, che ci siamo fatti tante volte anche noi rispetto a tutte le iniziative che facciamo, che riscontro possano avere, e se mi chiedi se ho dei numeri ti dico di no, però io sono convinto che dietro una parte dei risultati che abbiamo conseguito in questi anni, anche in momenti particolarmente difficili, c'è il fatto che la gente vede che la Transcop è dietro a iniziative come la Reggiana, come il basket, ma anche noi stiamo investendo un po' di quattrini anche in opere di solidarietà verso alcune associazioni che secondo noi sono meritorie. Purtroppo non le possiamo finanziare tutte, abbiamo dovuto fare delle scelte, però su alcune ci stiamo impegnando molto, e quindi credo che alla fine anche questo contribuisca ai risultati che stiamo ottenendo. Purtroppo non sono misurabili, non abbiamo la prova contraria, però quando parli con la gente sa che cos'è la Transcop, sa che la Transcop c'è. Il presidente è testimone di un episodio che è accaduto l'anno scorso, in un'occasione che abbiamo condiviso con la pallacanestro. Alla fine della partita un tifoso si è fermato e gli ha fatto i complimenti perché ci vedeva sensibili verso le realtà come la Reggiana, come la pallacanestro. Quindi ritengo che obiettivamente qualche cosa questa forma di partecipazione lo dia.